Abbiamo visionato tantissime ore di immagini, abbiamo acquisito tantissime telecamere, sia private che cittadine, abbiamo analizzato milioni di report telefonici, abbiamo anche effettuato un'attività investigativa classica fatta di intercettazioni telefoniche, appostamenti, pedinamenti. Questo era un gruppo molto mobile sul territorio, infatti loro sono residenti in altre regioni, chi a Roma, chi a Napoli, soltanto uno degli arrestati di fatto vive qui a Bussolengo, il resto abita in altre regioni, quindi si muovevano molto velocemente, certo. E avevano auto di grossa cilindrata e colpivano sempre di notte, intorno alle 3:30, alle 4 del mattino, i loro raids duravano pochi minuti. Dunque un'indagine in cui l'attività investigativa classica ha dato i suoi frutti, che si sono tradotti per la squadra mobile di Verona, in collaborazione con quella di Bergamo, nell'individuazione di una banda di criminali dedita soprattutto alle spaccate in gioielleria. 6 i serbi raggiunti da ordinanze di custodia cautelare in carcere. Il valore dei preziosi rubati ammonta a 1,5 milioni di euro. Le indagini hanno permesso di dimostrare che i componenti del gruppo criminale, dopo aver individuato ed effettuato gli opportuni sopralluoghi sugli obiettivi da colpire a Verona, Prato, Bergamo, Pedaso, Milano Marittima e Pulsano, agivano durante la notte e sfondavano le vetrine delle gioiellerie utilizzando proprio grosse mazze o auto come arietti. Un'auto utilizzata per fuggire era una Mercedes classe C AMG, una vettura abbastanza rara, e presentava una scalfitura all'altezza del parafango posteriore sinistro. Poi siamo riusciti ad acquisire una telecamera il 31 gennaio, quindi qualche giorno prima del colpo, una telecamera privata, in cui era stata vista questa classe C AMG che entra in città, a Verona, priva della targa di copertura. Questo step investigativo ci ha consentito di identificare compiutamente gli autori del reato attraverso anche altre attività messe in campo dalla squadra mobile di Verona insieme ai colleghi della questura di Bergamo, coordinata dal servizio centrale operativo.